Presidentessa, buonasera a tutti i colleghi, signor Sindaco, Assessore Colombo, sono molto lieto questa sera di poter fare l'intervento in questa discussione generale, una discussione generale che sta diventando sempre più interessante a parer mio con il contributo di appunto tutti i gruppi consiliari sia di maggioranza che di minoranza. Dunque, parliamo quindi dell'adozione della variante LPGT vigente, parliamo del piano dei servizi, del piano delle regole e parliamo anche del rapporto ambientale a cui teniamo molto. Io ho visto negli interventi alcune citazioni, compresa quella dell'assessore che in sede di presentazione aveva citato Papa Francesco, che effettivamente ha contribuito molto al dibattito sulle questioni ambientali nel nostro paese e non solo. Io volevo cominciare l'intervento invece citando alcuni articoli della Costituzione, in particolare l'articolo 9 che sancisce appunto il principio di tutela del patrimonio storico-artistico della nazione, ma anche l'articolo 42, in particolare il secondo comma, che fa riferimento appunto alla proprietà privata, che è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di rendere accessibile a tutti, e il comma terzo, la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Poi, nel corso dell'intervento magari chiarirò anche perché faccio riferimento alla Costituzione, così come incipit, come inizio. Dicevo, una discussione generale sull'adozione della variante LPGT vigente, che è stata avviata nel 2012 e quindi in qualche modo un tema che è stato affrontato fin da subito e giustamente il consigliere di maggioranza ma anche l'assessore è partito proprio dal programma del sindaco. Io nel mio intervento cercherò di spiegare perché a noi questa proposta in realtà non piace, mettendone in luce magari anche i pregi e evidenziandole alcune criticità, e poi magari facendo delle considerazioni politiche anche sul nostro programma e quindi su come avremmo fatto noi un PGT. Dicevo, un procedimento piuttosto complesso che è partito fin dall'inizio, da quando si è insediato questo Consiglio Comunale. Abbiamo una delle prime delibere, quindi stiamo parlando del luglio del 2012, quando fu revocata la variante Mariani della precedente amministrazione. Un provvedimento che noi abbiamo accolto con favore. Il Movimento 5 Stelle ha votato favorevolmente a quel provvedimento, anche noi nel programma elettorale avevamo come punto programmatico quello di revocare immediatamente quella proposta di variante perché non erano condivisibili i contenuti, l'impatto sulla città e le previsioni contenute in quel documento erano, per così dire, fuori luogo, se volessimo proprio essere neutri. Successivamente poi sono stati portati all'attenzione del Consiglio Comunale altri provvedimenti, tra cui appunto i principali, il documento di inquadramento dei programmi integrati di intervento della prima parte del 2013 e la variante parziale al piano delle regole, al piano dei servizi con la perimetrazione dei PLIS nel secondo semestre del 2013. Abbiamo in questo caso accolto favorevolmente e votato positivamente alla variante parziale del 2013, emendando anche quel documento e quindi contribuendo in maniera positiva
ad arricchire quella variante, mentre invece il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle non condivideva gli obiettivi di fondo, l'impostazione del documento ponte, ecco, se così possiamo chiamarlo, del documento di inquadramento, e quindi in quel caso non abbiamo votato a favore. Però ecco, il punto è che come Movimento 5 Stelle abbiamo in qualche modo sposato le linee di indirizzo che sono state sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale da parte di questa amministrazione. Non abbiamo invece accolto favorevolmente tutta una serie di interventi di pianificazione attuativa che sono stati via via presentati all'attenzione del Consiglio Comunale e che fanno parte di una serie di appunto iniziative che questa amministrazione ha inteso attivare in giunta o in consiglio a seconda della conformità del PCT vigente, perché secondo noi avevano delle criticità. Sicuramente io dico, e qui tengo a ribadire, che rispetto al programma di mandato del sindaco, dove le parole inserite nel programma erano basta utilizzare il territorio per rimpolpare le casse del comune, il primo intervento che è stato di pianificazione, il programma integrato intervento S lunga, ecco, noi l'abbiamo trovato parecchio in contraddizione col programma di mandato del sindaco, perché in quel caso era praticamente dichiarato che la riprogrammazione di quell'intervento veniva fatta sulla base di un'esigenza proprio di bilancio, cioè cercare di evitare lo sforamento del patto di stabilità interno e quindi incamerare quei denari che entrarono proprio a fine dicembre, l'approvazione definitiva di quel programma integrato di intervento avvenne credo il 18 dicembre del 2012. E quei denari, gli oneri entrarono proprio a fine del 2012 per consentire di rimpolpare invece le casse del comune. Quindi io rilevo che in questo periodo l'amministrazione non è stata coerente rispetto al programma di mandato, non è stata coerente perché si è costruito molto, si è costruito anche con finalità relative al bilancio, si è costruito su aree libere e si è costruito anche su aree agricole, in minima parte, però lo si è fatto. Quindi poi tornerò comunque su questo punto. Questa è un po' la storia che ci ha accompagnato fino ad oggi, fino all'inizio di quest'anno. Inizio di quest'anno, quando abbiamo cominciato invece l'iter vero e proprio del procedimento di adozione, con una serie di commissioni, con la presenza di esperti, con approfondimenti e con l'illustrazione e l'inizio della discussione generale che ci vede impegnati in questi giorni in Consiglio Comunale. Io vorrei dire delle cose immediatamente dire delle cose chiare. Primo, allora, noi vogliamo che la città si doti di un piano di governo del territorio, quindi teniamo al fatto che la pianificazione, le politiche del territorio avvengano in un contesto in cui lo strumento urbanistico è condiviso e approvato dal Consiglio Comunale. Quindi questo deve essere ben chiaro ed è un punto. L'altro punto è che è vero, ho sentito diversi interventi che in qualche modo lamentavano la complessità del provvedimento, che lamentavano una sorta di inadeguatezza dei consiglieri comunali. Però io dico questo, c'è stato un vaglio tecnico, la presentazione in giunta, la messa a disposizione dei documenti per la proposta per la messa a disposizione per la VAS, c'è stata tutta un'illustrazione, la possibilità di fare delle domande e istruire questo provvedimento. Siamo alla fase del vaglio politico
È chiaro che io non mi confronto con l'architetto Lanzani, io apprezzo e ascolto l'architetto Lanzani che interviene in questo consiglio comunale come uno dei momenti più alti, se vogliamo, delle politiche del territorio che abbiamo vissuto in questo consiglio comunale. Lo posso affiancare, semmai, all'intervento che aveva fatto l'architetto Kipar quando avevamo avuto l'occasione di averlo qui in aula e ci ha presentato il master plan per il Viale Lombardia. Questi sono stati, diciamo, i momenti probabilmente più alti. Voglio dire, io non ho l'arroganza di volermi confrontare con un professore del Politecnico, che peraltro ci ha fatto nei vari interventi a seguito delle nostre sollecitazioni veramente. Insomma, a me ha aperto la mente, ecco, io devo dire la verità, questi sono stati probabilmente i momenti più alti di politiche del territorio e di urbanistica che sono passati per questo consiglio comunale. Quindi, in qualche modo, sicuramente mi esprimerò in maniera meno appropriata, sicuramente non ho un background culturale che mi consente di spaziare appunto tutte quelle città, voglio dire, io ho colto in quegli interventi dei riferimenti precisi, non che Monza dovesse diventare come Boston, come Bordeaux o come altre città citate. Io ho colto, diciamo, degli interventi ben precisi e apprezzato, e quindi oltre a non sentire, diciamo, l'inadeguatezza, ma anzi il dovere di esprimere il vaglio politico che è la mia parte politica, appunto, che è la parte politica che rappresento, sento anche il dovere in qualche modo di ringraziare questi tecnici che hanno lavorato e che consentono al Consiglio Comunale oggi di parlare di questo strumento. Così come voglio dire e ringraziare fin da subito l'ufficio diretto dall'architetto Riva per quanto riguarda il piano dei servizi e il piano delle regole. Credo che il lavoro che è stato fatto sia sicuramente straordinario, perché è la prima volta che gli uffici si cimentano con una prova così complessa. Elaborare internamente il piano dei servizi, il piano delle regole di una città capoluogo di provincia con tutte le complessità di Monza non è semplice, quindi il nostro ringraziamento sicuramente va anche ai tecnici, al personale degli uffici che hanno lavorato per metterci a disposizione tutti questi documenti. È chiaro che si sconta un lavoro nuovo, si sconta probabilmente la mancanza di tante competenze, però era importante iniziare, quindi per me questo era, diciamo, un passaggio doveroso. Allora, ho sentito negli interventi parlare di questo tema. Allora, zero consumo di suolo significa ingessare la città, zero consumo di suolo è sostanzialmente uno slogan. Ecco, io col mio intervento vorrei soffermarmi su questo aspetto per dire che non è affatto così. Non è affatto così perché in realtà l'Italia consuma troppo suolo e l'Europa ci dice che nel 2050 dovremo arrivare a un consumo di suolo zero. Il problema è che nel 2050 è un obiettivo assolutamente raggiungibile per noi, però nel senso che probabilmente rischiamo di arrivarci senza più nulla da consumare se continuiamo così nel 2050. Abbiamo il doppio del consumo di suolo rispetto all'Europa e sia la recente legge nazionale approvata in Parlamento, così come quella approvata poi anche nel 2014 in Regione Lombardia, la legge regionale 31/2014, in realtà dal nostro punto di vista danno il colpo finale a questo discorso del consumo di suolo. Sono solo, diciamo,
specchietti per le allodole, che nel titolo mettono legge sul consumo di suolo, e poi leggendo la disciplina ci sono ampi margini per continuare a incentivare la speculazione fondiaria. Sono quelle truffe semantiche che poi, andando a vedere bene nel merito, consentono assolutamente di continuare a costruire e a consumare tantissimo suolo, a discapito dell'interesse collettivo, perché quello che ci giochiamo è il futuro dei nipoti e dei nipoti dei nostri nipoti. Dobbiamo semplicemente avere il coraggio di dire una parola: basta, basta con il consumo di suolo. In Italia si è costruito troppo, non troppo poco. Basta aprire le finestre di casa per vedere quanto si è costruito. E in più abbiamo un record di case vuote e di case sfitte. Abbiamo enormi spazi da recuperare, ma ciò nonostante continuiamo a mangiarci il futuro dei nostri figli. Dobbiamo dire basta a questo scempio, non come slogan, ma basato su dati di fatto. Basati su dati di fatto che sono ancora più veri nella nostra provincia e nella nostra città. Perché anche in questo caso va ricordato che la nostra provincia se la gioca con la provincia di Napoli come territorio più cementificato di tutto il paese. Dobbiamo giusto mettere mano alla città costruita, ma non dobbiamo premiare la speculazione fondiaria aumentando ulteriormente la densità abitativa dei centri urbani. Nei centri storici, per fortuna, non si può perché sono vincolati. Però, diciamo, l'aumento della densità, e qui faccio giustamente riferimento a chi parlava di programmazione e pianificazione per le persone, oltre che per il territorio, io dico che il tema della densità, io riferisco qui in aula, che il tema è che più aumenta la densità abitativa, quindi più persone insistono contemporaneamente sullo stesso territorio, e più peggiora la vivibilità di quel territorio. Mi sembra abbastanza chiaro, mi sembra anche abbastanza ovvio, però dobbiamo guardare a questo indice, quello della densità abitativa, per capire questa cosa. In più c'è un altro tema, che è quello dei luoghi d'arte, che spesso coincide con i centri storici. Anche nei luoghi d'arte si è continuato a fare scempio del territorio. A Monza penso, ad esempio, a quello che è stato fatto, col benestare di diverse amministrazioni, sul cannocchiale prospettico del belvedere della Reggia di Monza, con quello scempio che si vede sul fondo. Oppure penso, e questo lo vedono tutti, allo scempio che è ancora visibile, perché è ancora un intervento che non è terminato, nel parco del convento dei Cappuccini in via Marsala, dove anche mia figlia, tutte le volte che ci passo, mi dice: per favore di al sindaco di finire queste case. Cioè, è incredibile, ma anche un bambino di 8 anni si accorge che vedere la targa del ricordo dei luoghi manzoniani, il convento dei Cappuccini, con quella schifezza, perché questo è termine tecnico, significa che cosa? Significa un suicidio per il nostro territorio, che è ricchissimo di tutte queste cose. E io invito i consiglieri ad andare a leggere i verbali dei consigli comunali del mese di aprile del 2012 per sentire le dichiarazioni del sindaco della precedente amministrazione su quello. Ma noi come consiglieri comunali abbiamo il dovere di andare a leggere quei documenti, perché lì c'è scritto: ma figuratevi, ma cosa state dicendo? E sono ancora lì oggi. Sono suicidi questi per noi. Sono suicidi perché facciamo scempio del nostro territorio. Lo solleva, signor sindaco, io non ho detto, dico solamente che mia figlia che ha 8 anni se ne accorge di questa cosa. Mia figlia che ha 8 anni se ne accorge di questa cosa qua. Asservire i luoghi della bellezza al cemento significa veramente un suicidio consapevole. E consentitemi anche una brevissima parentesi sul ruolo delle soprintendenze, che secondo una tendenza molto in voga nel nostro paese
secondo la legge Madia, per fare nomi e cognomi, finirebbero sotto il controllo delle prefetture, cioè della parte del governo. Allora, sicuramente il meccanismo di funzionamento delle soprintendenze va rivisto, deve funzionare meglio, può funzionare meglio, però pensare di mettere la magistratura dei beni culturali e del paesaggio sotto il governo significa esattamente non aver, proprio non conoscere le basi della democrazia. Chiusa parentesi, perché non voglio sicuramente inoltrarmi in questo discorso sulle soprintendenze. Questo ci tenevo a dirlo, quindi non è che diciamo è uno slogan, è una necessità, non significa ingessare la città, significa mettere un limite, esattamente come quando negli anni 70 si è incominciato a dire le imprese devono pensare anche alle esternalità negative ambientali delle loro produzioni. Tutti hanno detto significa bloccare la produzione industriale in Italia, significa mettere una zavorra pesante alla nostra manifattura, alla nostra siderurgia, e invece non è stato così. Analogamente noi dobbiamo intendere questo vincolo del consumo di suolo come qualcosa di positivo e non di negativo, che ci costringe a fare delle nuove scelte anziché continuare con delle politiche in continuità col passato che, come vi ho detto, secondo noi sono un suicidio. Allora, io dico questa cosa, questa proposta non è completamente campata in aria, cioè ci sono un sacco di temi che noi condividiamo e che sono, diciamo, anche appunto condivisibili non solo a livello programmatico ma anche a livello di interventi. L'idea di mettere mano al costruito, l'idea di recuperare le aree dismesse, l'idea, una parola che ricorre continuamente, mixité, funzionale, assolutamente condivisibili. Il problema è poi che quando vai a vedere i singoli interventi, cioè come questi concetti vengono declinati, ecco che subentrano secondo noi delle criticità. Allora io ci tengo ad entrare nel merito proprio di, è necessario entrare nel merito di alcune schede per capire dove ci sono degli aspetti positivi e anche degli aspetti di rottura, perché va detto anche questo. Cioè, questo è un PGT in riduzione. Perché è un PGT di rottura rispetto al passato? Perché è un PGT in riduzione. Noi avevamo sempre avuto l'idea che bisognasse costruire di più, prevedere un sacco di popolazione in più per la nostra città, per giustificare la colata di cemento. Questo invece è un PGT in riduzione. Questo va detto perché effettivamente i documenti dicono questo. Ma non è un PGT a consumo di suolo zero, come noi ci saremmo aspettati invece da questa amministrazione. Quindi vorrei, e poi dopo magari parlando del piano delle regole e del piano dei servizi, vorrei anche sottolineare altri aspetti positivi di questo documento. Però vorrei invece dire come ci sono degli interventi che secondo noi vanno rivisti. Sono numerosi naturalmente le schede, faccio riferimento proprio ai 41 ambiti di trasformazione e agli 8 ambiti compatibili con la trasformazione. Allora, benissimo, si dice, noi vogliamo mettere mano alle aree dismesse, si tratta di ampliare il verde, si tratta di recuperare un patrimonio di archeologia industriale per proiettarlo nel futuro. Si dice vogliamo limitare il consumo di suolo, si parla di mixité funzionale a scala di quartiere e a scala, diciamo, cittadina. Allora io farò un focus poi su alcuni aspetti che conosco meglio, su aree che sono andato a vedere, però penso che questa amministrazione si è inventata il discorso della permuta, no? Dice sull'ambito della Cascinazza noi vorremmo acquisire l'area agricola più grande della nostra città, che già è stata
tutelata dal punto di vista ambientale e urbanistico per poterla valorizzare, oltre che per poter, diciamo, garantire che rimanga verde. Mi sembra che il meccanismo sia positivo. La mia domanda è: perché sulla cascinazza, che in qualche modo è già tutelata e per cui dovremmo eventualmente sacrificare un passo successivo, cioè quello della valorizzazione, a discapito invece di altri ambiti dove si decide di consumare del suolo e si decide, secondo me, qui sbagliando proprio la scelta politica, di fare il compromesso con la proprietà e quindi cessione di aree all'interno dell'ambito di trasformazione o esterno all'ambito di trasformazione, consentendo la costruzione delle classiche palazzine, delle classiche case, per poter raggiungere questo risultato. Allora, mi spiego meglio con degli esempi. Parlo dell'ambito AT5, Viale Lombardia, Via Ticino, una bellissima scheda. Peccato che anche qui sono previsti, per poter realizzare il parco, 8 piani, consumo di suolo di 17.415 metri quadri, un indice tutto sommato modesto 0,35, però mi domando, perché la proposta di permuta o di scambio non è stata fatta con una parte ovviamente, con quest'area, chiedendo per esempio di mantenere tutto l'intero, diciamo, ambito a parco, attrezzato e quant'altro. La stesso ragionamento lo potrei fare per delle schede che riguardano degli ambiti che conosco meglio, per esempio gli ambiti di trasformazione 8, via l'Europa, e gli ambiti di trasformazione 9, A, B e C, via Monte Oliveto, via Don Minzoni, via Boccaccio. Allora, assessore, mi rivolgo a lei perché qui io veramente non ho capito la logica. Qui abbiamo un ambito fatto di tre porzioni, due sono, per intenderci, nella zona della caserma dei vigili del fuoco, e uno invece è la tintoria di Simone, che sta proprio in via Boccaccio, dentro il Lambro, fabbrica dismessa, abbandonata e quant'altro. In sostanza, la scheda cosa prevede? La possibilità di recuperare l'alveo del fiume Lambro con una bonifica, mi sembra di aver capito, la realizzazione di un parco o comunque, diciamo, di orti attrezzati, in cambio della costruzione anche lì di 7 piani di condominio, perché di questo si tratta, al di là poi, diciamo, delle descrizioni, con un consumo di suolo anche in questo caso di quasi 6.000 metri quadri di terreno. Quindi abbiamo una fabbrica dismessa che sta nell'alveo del fiume Lambro, abbiamo le ultime due fazzoletti di verde di quell'isolato, perché altri non ce ne sono. Io vado a vederli perché ci abito e vedo che dove sono previsti orti già ci sono orti. Dove si prevede la costruzione della palazzina con un inspiegabile parcheggio pubblico, previsto dalla scheda, perché lì di parcheggio pubblico in via Don Minzoni che cosa ce ne facciamo, assessore? Non lo so. Verrà costruito una palazzina e ci sono già le gru e le perimetrazioni, perché lì ci sono già le gru pronte a costruire. E la tintoria dismessa, e qui faccio richiamo all'articolo della Costituzione che leggevo prima, l'articolo 42. Dov'è la funzione sociale di quella proprietà privata? Cioè, una fabbrica dismessa da anni, che era stata in parte recuperata dai ragazzi a funzione sociale, ma che evidentemente, stando nell'alveo del fiume Lambro, è soggetta ad inondazioni, è pericolosissima. Io dico che la soluzione per la bonifica deve venire da altrove. Deve venire da altrove, cioè noi non dobbiamo sacrificare l'ultimo fazzoletto verde in quel quartiere per andare, diciamo, a fare qualche cosa che dovrebbe essere nella funzione sociale dell'imprenditore. Oppure applichiamo la Costituzione al comma terzo e quella cosa viene sequestrata, viene, diciamo, per interesse collettivo dobbiamo recuperarla, altrimenti. Però non può essere, cioè, il compromesso qui al ribasso per ottenere non si sa che cosa. Cioè,
facciamo costruire il pistolotto classico di 8 piani e gli ortici sono già, perché lì è già, cioè la situazione prevista da questa scheda è già così nella realtà. L'ambito di Viale Europa mi sembra sbagliato per altri aspetti, cioè si fa una pista lì, allora per intenderci lì arriverà la metropolitana, lì arriverà la metropolitana, dovrebbe, almeno nel disegno attuale, arriverà lì vicino, le piste ciclabili finiscono dappertutto tranne che nel posto dove dovrebbe essere la metropolitana, cioè vengono disegnati delle piste ciclabili incomprensibili che viaggiano non sugli assi principali, via Marsala, ma viaggiano su via Meda e poi, se va in porto questa operazione, passa attraverso quel fazzoletto di terra che sta poi arrivando su via, diciamo, per arrivare, diciamo, appunto poi in via Don Minzoni, per attraversare via Europa. Secondo me qui è sbagliato proprio il disegno delle piste ciclabili, cioè non transitano per gli assi principali e non finiscono quelli invece ortogonali nella direzione dove dovrebbe esserci la fermata della metropolitana. E potrei continuare, diciamo, e ho fatto il focus naturalmente sulla zona in cui abito io, per parlare degli ambiti, quelli della ex CGS, gli ambiti 11 e 12, bellissimi, quelli qua sono veramente belli, se non che, mi permetto di dirlo anche qui, io qui sulla T12 avrei sacrificato invece una parte della salvaguardia dell'architettura industriale a vantaggio invece della rete verde dell'Ambro, cioè quel lato ovest a ridosso del fiume Lambro l'avrei, diciamo, sacrificato parzialmente per avere la parte verde sull'Ambro, come funziona dappertutto. E anche lì si dice, è bellissimo perché non c'è residenziale, perché si recupera patrimonio industriale, però si fa una scelta, diciamo della COP, della media superficie di vendita di 2500 metri quadri. Assessore, io dico, se noi scegliamo la COP, il supermercato, poi dal punto di vista occupazionale i nostri figli faranno i magazzinieri o i cassieri. Se noi invece scegliamo la ciclofficina, il percorso di mettere quell'ambito a servizio dell'Ambro, della pista ciclabile, del percorso del Villoresi, mi confondo anch'io perché in alcune schede si parla di, per esempio, di Canale Villoresi quando invece è Lambretto, tra l'altro, Refusi. Se noi scegliamo di fare ciclofficina, se noi scegliamo di fare piccolo artigianato, commercio, insomma di svilupparlo legato all'Ambro, i nostri figli saranno piccoli imprenditori, piccoli artigiani, saranno piccoli commercianti. Io questa discussione sulle medie superfici di vendita, insomma, sono un po' critico, sono legittime, però troppi supermercati vuol dire che poi i ragazzi trovano posto di lavoro come magazzinieri, niente di male, ma preferivo prima, quando la gente sceglieva di fare il piccolo imprenditore, il commerciante o l'artigiano. Oppure lo stesso ragionamento su via Philips, via Guerrazzi, caspita, si dice, è forse l'unico, 13, è forse l'unico polo tecnologico direzionale di Monza in cui rilanciare nuove attività imprenditoriali. Ma allora, se questo c'è la possibilità di rilanciare nuove attività imprenditoriali e abbiamo posti dove si facevano attività imprenditoriali dove non si fanno più, perché non le facciamo fare lì? E qui noi, praticamente, si dice, dove prima si faceva attività imprenditoriali, ora facciamo al 90% residenziale. Qui, dove c'è la possibilità di fare il polo imprenditoriale, decidiamo di fare consumo di suolo per 20.176, credo che sia l'ambito territoriale con il massimo livello di consumo di suolo, e poi si dice facciamo residenziale, quindi il solito compromesso. Ma non era più logico far fare il polo imprenditoriale dove già si faceva e qui invece cercare di salvaguardare il suolo anziché 20.176 metri quadri?
Io queste logiche onestamente non le capisco, onestamente queste logiche non le capisco. E entrando nel merito delle schede, per ciascuna, diciamo, degli ambiti, ho visto, insomma, non per tutti, ci sono, devo dire la verità, tutta la parte che riguarda le aree CS. Il centro storico allargato, così è assolutamente interessante nella misura in cui si cerca anche di evitare residenziale. Ecco, quella è una criticità, il troppo residenziale sicuramente è una criticità, però ecco, ci sono dei progetti che indubbiamente meritano. Semmai rilevo su tutte quelle aree ex Esenberger, il Cascamificio, ex Carbagnati, degli altri problemi sull'ambito territoriale, quello di Via Valdosso, la 19, secondo me il problema sollevato dal rapporto ambientale potrebbe essere veramente serio, perché lì sì, si va a costruire in un'insenatura, nell'ansa dell'Ambro, lì si vanno veramente a fare delle case in quell'area. È vero che si mette una bella distanza e si recupera una bella, diciamo, fetta di parco a verde, è vero che si recupera quell'area, però dal punto di vista ambientale e dal punto di vista idraulico e naturalistico, secondo me potrebbero esserci dei problemi, ma magari ne parlo dopo dell'aspetto ambientale, anche perché vedo che il tempo corre. Dicevo, per esempio, forse l'ambito che presenta meno criticità, quello dell'ex calo ferroviario, sono assolutamente interessanti perché non c'è consumo di suolo, si prevede sostanzialmente terziario commerciale, quindi non mancano, insomma, gli esempi di interventi positivi che rispettano anche criteri che a noi, appunto, per noi sono fondamentali, quello del stop al consumo di suolo e quello di non prevedere residenziale. Poi magari quando entreremo nel merito, nella discussione particolare e con gli emendamenti, ci sarà anche la possibilità di approfondire questo tipo di discussioni. Faccio un breve passaggio invece su questo aspetto degli ambiti compatibili con la trasformazione, perché invece questi, dal mio punto di vista, rappresentano sì una forte criticità. Primo, perché non vengono computati, pur avendo molte potenzialità di consumo di suolo, non vengono ufficialmente computati, e questo secondo me è proprio un errore. E secondo, perché nella maggior parte di questi ambiti territoriali si fa un po' di marketing. I titoli sono Parco del Casignolo, rete ciclabile nel Plis del Grugno Torto, Parco della Cavallera. In realtà sono Bettola, dove probabilmente si va a consumare tantissimo suolo, dove non è chiaro quello che si andrà a fare, e secondo me quest'ambito compatibile con la trasformazione al momento non avete ben chiaro per niente quello che si deve fare. Tra l'altro di Regione Lombardia di recente ha bocciato quello che ha fatto il comune di Cinisello, ma l'ha bocciato sonoramente, eh? Cioè, Regione Lombardia ha detto al comune di Cinisello sostanzialmente che le previsioni che avevano fatto sono assolutamente insufficienti in termini di servizi, di parcheggi, di infrastrutture per quello che dovrà essere il capolino della MM1. Secondo me, su questo tema non ci siamo ancora, non ci siamo ancora. L'altro ambito che mi preoccupa tantissimo è quello di Viale Fermi, che io chiamo ambito in realtà Sangalli, dove l'idea, come al solito, è espressa positivamente. Realizzare un distretto del riciclo dove possano essere organizzate e coordinate una serie di attività anche sperimentali di recupero dei materiali di scarto della città. Benissimo che si faccia questa cosa, ma perché dobbiamo andare a farla diciamo, l'area di un privato con cui stiamo discutendo, perché è inutile che diciamo, con cui diciamo, siamo in discussione da tempo. Allora, la mia preoccupazione questa è: ma non è che noi adesso facciamo quel bel parco del riciclo, di gestione innovativa del ciclo dei rifiuti e ci leghiamo a doppio filo poi con quell'impresa perché le robe stanno lì?
A me questa idea non piace per niente, perché mi sembra strano avere in città un centro di gestione innovativa dei rifiuti e che poi noi andiamo a scegliere poi qualcun altro, sarebbe ben curioso come cosa, quindi mi preoccupa moltissimo. Quindi, criticità su questi ambiti compatibili con la trasformazione. A, perché consumano suolo, B, perché a un certo punto alcuni titoli sono veramente da marketing urbanistico, anziché andare a vedere nelle schede su cui è evidente che ci sarà consumo di suolo e dove non è ben chiaro assolutamente quello che si andrà a costruire. Ripeto, poi ma ci sarà sicuramente il tempo per entrare ancora di più nel dettaglio. Mi sembra di aver, diciamo, cercato di mettere in luce aspetti positivi e aspetti negativi. Abbiamo poi il tema del piano dei servizi e del piano delle regole. Allora, anche qui, io voglio dire che mi sono letto i documenti e che devo dire che ci sono sicuramente degli aspetti che meritano di essere sottolineati. La rete della naturalità e dell'urbanità diffusa, con quella bellissima mappa, è, come dire, un'innovazione, è sicuramente qualcosa di nuovo, è qualcosa che a tratti c'è, cioè lo si può riscontrare anche fattivamente nel territorio della nostra città. A tratti invece mi sembra veramente... mi sembrano cose disegnate sui documenti ma che non stanno nel cielo né in terra. Però è positivo che si faccia, è positivo che vengano introdotti questi elementi, come la carta paesistica, che deve essere sicuramente un punto di riferimento per i tecnici e per il lavoro di pianificazione futura. Quindi questi elementi meritano di essere sottolineati, merita di essere sottolineato sicuramente nel piano delle regole il discorso del allargamento del centro storico. Merita di essere sottolineato negativamente invece il discorso delle aree di completamento di residenziale. Anche lì io credo che su quello il Consiglio Comunale abbia il dovere di intervenire in sede di discussione particolare, di emendamenti, per migliorare fortemente quell'aspetto, perché mi sembra che sia un po' in deregulation tutto quella gestione, e mi sembra che sia inaccettabile la dimensione del consumo di suolo legata alle aree C in quella misura. Io credo che lì il Consiglio Comunale possa fare la sua parte, così come mi sembra che su tutta la parte degli aspetti produttivi del commercio, le aree D, poi dopo correggetemi se sto facendo dei riferimenti errati o che non si capiscono, forse si è calcata un po' troppo la mano, ecco, la dico così, forse si è calcato un po' troppo la mano. E invece si è rinunciato a che cosa? Si è rinunciato a fare il comune di Monza, a fare il comune di Monza sul parco. Perché a me questa cosa non va giù, il fatto di, diciamo, il ragionamento è questo: non interveniamo con discipline sul parco perché sostanzialmente c'è l'esigenza di semplificare, e l'assessore ha fatto un passaggio preciso nella sua presentazione, ha detto: noi vogliamo che la disciplina sia chiara perché non si verifichi più quello che è successo in passato, dove un'amministrazione decide di autorizzare un distributore di carburante a metano, vi ricordate tutti, all'ingresso del parco di Biassono, cosa che io condivido, nel senso che quella era una follia che infatti non è andata in porto. Ma la domanda che le faccio è: assessore, ma lei con questa proposta è sicuro che non si metteranno mano a degli altri scempi all'interno del parco dell'autodromo? Perché io il progetto che ho visto sul sito di Regione Lombardia rispetto alla modifica del tracciato dell'autodromo mi sembra altrettanto folle come quello analogamente al distributore di metano. Dal punto di vista ambientale quello è uno scempio altrettanto grave.
Allora la domanda la faccio a lei, ma con questa disciplina, cioè col fatto che il Comune di Monza rinuncia in realtà a dire chiaramente basta, lì non si abbattono alberi, lì la pista la tenete com'è o la modificate, ma nell'ambito dell'autodromo e non andando a fare altre cose. Secondo me questa rinuncia invece è in qualche modo legata anche al fatto che si faranno degli interventi. Presidente, io utilizzerò tutto il mio tempo a disposizione per trarre poi, diciamo, delle conclusioni politiche dal mio intervento. Quindi io qui sono fortemente critico invece. Secondo me qua il Comune e l'amministrazione sta sbagliando perché si consentiranno altri scempi all'interno del nostro parco, si consentiranno altri scempi come quello d'altra parte che viene consentito, basta andare a vedere le foto di quello che è successo settimana scorsa con la manifestazione che si è tenuta lì. Voi dovevate, secondo me, a quel punto in coerenza dire di fare una bella piastra in cemento, così c'era lo spazio per fare i concerti, non si consumava più, non si rovinava il prato, non c'erano le questioni ambientali, una bella piastra facevate e facevate fare tutti i concerti del mondo. Questo sarebbe stato più coerente rispetto a rinunciare a intervenire per la tutela di uno dei beni più preziosi che è il Parco di Monza, e che non sono che così con l'autodromo dentro non sono compatibili con altri utilizzi. Aspetti fortemente critici quindi e carenti nel piano dei servizi che riguardano il Parco di Monza, che riguardano sicuramente anche il tema della mobilità e che riguardano il tema del PUMS, perché presentare a 4 anni di distanza da quando è stata revocata la precedente variante e a 3 anni e mezzo di distanza da quando è scaduto il documento di piano a dicembre del 2012. Questi documenti senza il PUMS, secondo me, è un errore gravissimo. Io pensavo che si sarebbe messo mano pesantemente alle questioni legate al traffico, alla mobilità dolce, alle corsie preferenziali. Scusate. Invece così voi alimentate le malelingue di chi dice che in questi anni avete voluto comunque costruire, perché gli oneri di urbanizzazione sono serviti a fare cassa, e sono serviti a fare cassa non per gli interventi sugli istituti scolastici, sui marciapiedi, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulla rimozione dell'Eternit e dell'amianto, sono serviti per far quadrare il bilancio di parte corrente. Cioè noi abbiamo autorizzato le costruzioni e le abbiamo utilizzate nemmeno per fare gli investimenti sul nostro territorio, ma semplicemente per l'esigenza del bilancio. Allora Sindaco, io su questo aspetto, lasciamo perdere l'esse lunga che è un caso evidente, ma anche dal punto di vista tecnico, mi rivolgo a lei perché lei è il massimo esperto di bilancio qua dentro, e dico che secondo me dal punto di vista del programma di mandato, quando lei scrive basta utilizzare il territorio per impolpare le casse del comune o ai fini del bilancio, dico che in realtà i dati dicono il contrario. Voi avete utilizzato gli oneri di urbanizzazione principalmente per far quadrare la parte corrente, quindi per le esigenze di bilancio. Il tempo corre velocissimo, io vorrei utilizzare il mio tempo a disposizione a questo punto per trarre delle conclusioni politiche e dire questo. Ribadire che noi vogliamo che la città si doti di un documento, al più presto il Consiglio Comunale adotti questa variante, questo PGT, vogliamo però che questo documento venga migliorato, perché oggettivamente il tema del consumo di suolo a noi non va e proveremo a limitarlo con gli emendamenti. Però noi abbiamo più volte chiesto, ma sono giustificati tutti questo residenziale? Perché poi il tema è questo.
bellissimo il tema del recupero delle aree dismesse, ma voi avete fatto un compromesso. Avete detto recuperiamo le aree dismesse e facciamo costruire case perché altrimenti le proprietà non ci vengono dietro. Io avrei apprezzato di più un discorso onesto dicendo questo è il compromesso piuttosto che il discorso che siete venuti a fare in aula dicendo abbiamo bisogno di case perché ci sarà un'esigenza demografica. Peraltro non giustificandola nei documenti ma giustificandola ex post andando a citare dei documenti che sono stati pubblicati successivamente da Regione Lombardia e con dei calcoli di natura statistica che sinceramente giustificano veramente poco l'esigenza di residenziale a Monza. Già prima avevamo un patrimonio importante di case sfitte e di case vuote. Già con quello che avete autorizzato dal 2012 a ieri, con la pianificazione attuativa abbiamo ulteriori migliaia di appartamenti vuoti. Con questa previsione del documento di piano si stimano altre migliaia di appartamenti. La popolazione di Monza è ferma dal 1981. Siamo fermi dal 1981. Voi dovevate avere il coraggio di scrivere in questi documenti nero su bianco che la popolazione aumenterà e che volete costruire case per quello e non l'avete fatto. Non l'avete fatto perché quello che avete fatto è semplicemente un compromesso. Costruite case, fateci delle cessioni in modo da recuperare le aree dismesse. E questo è sicuramente più facile che dire stop al consumo di suolo, metterlo come vincolo per tutti, fare un nuovo patto sociale con tutti, imprenditori, cittadini, forze politiche, parti sociali. A noi questo residenziale non va giù e anche su questo interverremo, perché Monza non ne ha bisogno, non è una risposta a un'esigenza. Se la valutazione politica che dobbiamo fare noi è in che termini questo documento di piano risponde alle esigenze e ai domande dei monzesi, imprese e cittadini, noi diciamo che non risponde a queste domande e quindi può essere e deve essere fortemente migliorato. Non vengono affrontati tutta una serie di temi perché la nostra città ha delle ricchezze, ma ce lo diciamo sempre, incredibili, è in una posizione fantastica dal punto di vista della mobilità, non viene affrontato tutto il tema del turismo ecosostenibile, dei possibili sviluppi turistici. Oggi è stato tra l'altro pubblicato un bando, mi sembra, da Regione Lombardia che mette a disposizione anche nuovi fondi, lo dico per sicuramente l'assessore Abbala avrà visto, gli uffici l'avranno già. Però c'è tutto un tema che merita di essere sviluppato in più come tema di attrattività del territorio per il territorio, ma non per i fuochi di paglia come Expo. Ci sono tutta una serie di questioni che noi dobbiamo assolutamente affrontare come Consiglio Comunale. Io mi auguro che verranno affrontate dal Consiglio Comunale e migliorati, però così com'è la situazione che ci si presenta è molte nuove case, sì, miglioriamo rispetto al passato, ma siamo nello stesso solco, cioè se non cambiamo passo l'idea che Monza sia qualcosa di diverso da una città dove si innesca il tipico meccanismo casa-lavoro, quindi sistema dormitorio in funzione di Monza, perché in funzione di Milano, perché poi la gente va principalmente lì, le statistiche ce lo dicono, non cambia, rimaniamo in quel solco, cioè più case, previsione di più popolazione, peggioramento della vita, perché più densità abitativa vuol dire peggioramento della vivibilità, senza dinamiche nuove, ci piaccia o no, possiamo anche raccontarcela, ma rientriamo in quella dinamica, peraltro a discapito ancora una volta della partecipazione, a discapito della vivibilità della città, che è qualcosa che abbiamo visto alle recenti elezioni, ma che si vede ancora di più tutte le volte che vediamo i giardinetti appena restaurati, vandalizzati, i dati su quanto spendiamo ogni anno per andare a ripristinare il patrimonio che è stato distrutto, vandalizzato, deturpato, eccetera, eccetera. Io credo che siano assolutamente discorsi collegati.
Non entro nel merito del discorso invece tecnico-amministrativo e legale-giudiziario, perché se questo documento di piano, in cui abbiamo un assessore che è comunque uno specialista di diritto amministrativo, fosse impugnato al TAR, bloccato, eccetera, eccetera, questo sarebbe veramente il colmo dei colmi. Quindi io su questo aspetto qua, del piano risorto, morto risorto, della circolare su interpretativa della legge 31, la legge 31, eccetera, eccetera, non entro perché sarebbe veramente il colmo dei colmi. Mi fermo sull'aspetto politico dicendo che a noi questa proposta non piace, questo documento complessivamente ha degli elementi di innovazione, ha degli elementi sicuramente positivi. Ma non è un buon documento di piano perché contiene ancora consumo di suolo, perché contiene ancora troppo residenziale, perché rinuncia a occuparsi del parco della Villa Reale, perché non c'è il PUMS e quindi noi presenteremo numerosi emendamenti per provare a migliorarlo. Grazie.